L'utilizzo della carta di riso non finisce qui. La applicheremo infatti su una maglietta di cotone bianca. Dopo aver scelto il soggetto, appoggiamolo nella posizione scelta. Utilizziamo per incollare la carta un medium per tessuto. Iniziamo con un pennello morbido a mettere il prodotto direttamente sulla stoffa in modo uniforme e abbastanza abbondante. Ora, sempre allo stesso modo, stendiamo il medium sopra la carta. Pur avendo uno spessore più grosso del tovagliolino, la carta di riso aderirà bene sui tessuti. L'unica differenza nella fase finale è che rimarrà un po' rigida. Applichiamo ora una farfalla ben ritagliata, sempre con lo stesso procedimento di incollaggio che seguiamo. È bene insistere con il pennello o con la colla per evitare che successivamente il soggetto si stacchi. Soprattutto i bordi sono le parti che tenderanno a sollevarsi. Lasciamo asciugare bene per circa 4 ore e fissiamo la carta con un ferro da stiro senza vapore a temperatura cotone. Proteggiamo il disegno con un panno e stiriamo per qualche minuto. Ora mettiamo in evidenza i bordi della decorazione con i colori in tubetto glitterati, adatti per la stoffa. Possiamo usare vari colori per evidenziare i disegni come più ci piace. Dopo alcune ore i colori saranno asciugati e i glitter saranno messi in evidenza con colori molto brillanti. Adesso dovremo fissare con il ferro da stiro anche questi per evitare che sbiadiscano o si stacchino con i lavaggi. Ecco il risultato finale. Una semplice maglietta bianca anonima è stata personalizzata per voi.